Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo full day of, no, questo full day of eating, perché non l'ho mai fatti. L'avete chiesto in tanti, quindi mi ci butto e vi faccio vedere quella che è la mia giornata alimentare a 12 settimane dalla competizione, compresa l'integrazione. Subito prima di allenarmi, prendo il proteasamine, prendo 8 compresse, quindi pre-workout, quando arriviamo in macchina in palestra le vado a prendere. Allora ragazzi, siamo arrivati al pranzo. E qua abbiamo 70 grammi di couscous, anzi Steph mi ha appena passato l'alimentazione, quindi devono essere 90, adesso sono 70, ahimè, con delle verdure e peperoni, melanzane, zucchine che Giorgia ha fatto al forno, 3 etti di cod, di merluzzo, e non so esattamente quale sia, questo è il surgelato della Lidl ed è fantastico perché non sa di niente. Allora, peso di stamattina, siamo sugli 89,7. Quindi è leggermente aumentato perché ero sceso a 89,3 e Steph mi ha abbassato di 200 calorie circa, quindi siamo sulle 3200. Non sono mai stato così alto di calorie a 12 settimane da gara, che è fantastico. La condizione è migliorata tantissimo e stiamo lavorando tanto col posing con Giuse, sono fiducioso e l'obiettivo è quello di portare la top condition. Poi non importa il risultato, sarò contento se porto la mia top condition. Settimane, due altre 8 di competizioni, 20 settimane di fame e andrà sempre peggio. Mi sono pentito. Se vedete, al mattino vi ho fatto vedere che prendo il Neoflor, prendiamo il Neoflor, e che sono ceppi specifici, altamente concentrati. Però il discorso è che ci sono tantissimi altri ceppi che magari neanche si conoscono, sono veramente milioni e milioni, che logicamente provengono dagli alimenti. E l'alimentazione nostra, moderna, attuale, è assolutamente scarsa e poverissima di alimenti fermentati, di alimenti probiotici, che sono alimenti che fanno parte di qualsiasi cultura alimentare di qualsiasi epoca. Per cui noi li introduciamo con alimenti a parte, quindi oltre al Neofer ci abbiamo determinati alimenti. Il kefir è uno di questi e questo l'ha preparato Giorgia nel suo canale su Instagram. Potete vedere il canale di Le Fit Bistro, potete vedere quello che è il procedimento, quindi non vi tedio. Però nel mio spuntino vado a prendere quindi un bicchiere di kefir per avere una dose di probiotici ulteriore. Come vedremo, pre-nanna, cioè abbiamo lo yogurt fatto in casa, che anch'esso contiene i prebiotici, stanno a farsi i pickles, quindi cetrioli, anche quelli che ho fatti vedere sulla storia di Instagram. Allora, benvenuti nella nostra cena. Allora, qua Giorgia si è superata. Ho 3 etti di cod, di merluzzo. Qua abbiamo 3 etti di patate dolci con delle polpettine vegane. Per questo vi lascio poi al canale Le Fit Bistro per vedere tutte le ricette e non vi tedio oltre. Nelle polpettine, piccola parentesi, una cosa che abbiamo inserito nel piano da un pochetto, abbiamo inserito le alghe. Ok ragazzi, siamo arrivati al pre-nanna. Allora, abbiamo due chicche molto interessanti. La prima è il frullato proteico. Questi sono 30 grammi di whey e come vedete sono veramente veramente tantissimi. C'è la ricetta sul canale di Fibisto. Ci sono 50 grammi di frutti rossi, poi c'è ghiaccio e di base c'è aria, cioè il trucco è che il frullatore va a inglobare tantissima aria, quindi sostanzialmente 30 grammi di whey diventano veramente veramente tanti. Yeah, look, I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides like even when I die.